Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quinto episodio di Pokémon Sienna Version. Nello scorso episodio avevamo sconfitto la palestra di tipo lotta, ottenendo la seconda medaglia di questa regione. Inoltre avevamo provato ad affrontare anche la terza palestra che si trovava nella città iniziale, ma siamo stati sconfitti dato che l'allenatore era di tipo, cioè il capo palestra era di tipo fuoco, e noi avevamo solo Dargos che era di tipo erba e Sting che era di tipo coleottero. Per ovviare al problema purtroppo ho dovuto mettere in squadra Tumore, perché altrimenti ci va il culo in fiamme. Perché una palestra è di tipo fuoco, quindi in fiamme. Non suicidatevi. Non farlo. Stai fermo, no? Metti giù il coltello. Mettilo giù. L'hai messo giù? Lascia il mi piace. Rispondi alla domanda del giorno. Posalo il coltello. Ok, possiamo iniziare. Quindi, signori miei, direi di non perdere tempo di entrare nella palestra. Comunque, per i più sensibili, Tumore lo metterò fuori dalla squadra appena battuto questo capo palestra. Si spera, perché vi giuro è la decima volta che provo ad affrontarlo e non riesco. Adesso mi sono munito di pozioni, max potion nel caso. Ho preso i repellenti, c'ho i revive, c'ho tutto. Se non vinco adesso io droppo la serie. Ecco, vieni qua, affrontami, villano. Mag Cargo, magnitudo 8, perfetto, vai giù, efficacia per 4, non reggi neanche in un'altra dimensione. Malmag, ok, questo qua è quello di acqua, fuoco. Ora, Sting, con Volteicle, e fino a qua va tutto bene. Poi però c'è lui, e a quel punto, quando c'è lui, ipnosi, ecco, io ci avrei scommesso, sei coglioni ci avrei scommesso, cioè proprio, me li staccavo, me li riattaccavo e ci avrei scommesso. No, perché quando devi prenderlo fai magnitudo? 9! Ha missato. 7! Ti prego, sì! Oh, Gesù esiste, buttalo giù, vai a casa, via! All'inferno, brutto schifo, vai via! Oh, ce l'abbiamo fatta, io non ci credo. Rotolamento, ma sì, ma va bene, quanto fa? 30, Rock True fa 50, no, allora levati, idiota. Oh! Sei un fantastico allenatore di Pokémon ed è un onore per me conferirti la Molten Badge. Oddio, no, minchia, raga, io chiudo gli occhi. È lui, è quello dell'altra volta, vero? No, che schifo, no. No, che merda. Dio buono, che schifo assurdo. Congratulazioni. Your Tumore evolved into Bulldog Team. Ok, dopo lo chiamo Cancro, perché ci sta, giustamente il tumore poi quando diventa maligno diventa cancro. Dopo lo chiamo Cancro, raga, vi giuro. Comunque la domanda del giorno sarà se lo volete in squadra o no, perché magari lo volete, non lo so. Magari, non lo so, lo volete rendere mascotte della serie oppure volete solo rompermi le balle. Comunque direi di avviarci verso la città, quella dell'altra volta. E nel frattempo, signori miei, non taglio perché sfrutto questo percorso. Cioè questo percorso che dovremo compiere per dirvi un po' di cose, perché sicuramente avrete notato che sta uscendo con sempre maggior frequenza questa serie. Questo perché, ragazzi, con la Soul Link ho avuto dei problemi. Cioè non io ho avuto i problemi, li ha avuti Luke. Perché praticamente il programma con cui ci passiamo i file di registrazione, perché ovviamente lui registra la sua parte, io registro la mia e poi ce li passiamo. Ecco, lui ha avuto un problema e non riesce più a scaricare i file. Quindi la serie, cioè, non è che è stoppata, però ho subito un rallentamento proprio per questo. Mentre invece, parlando di Pokémon Snakewood, diciamo che avevo registrato la parte 43, ma mi ero un po' arrabbiato, nel senso che era molto difficile, poi per un bug ho dovuto ricominciare la parte, e quindi insomma devo ritrovare un po' la voglia di giocarci molto semplicemente. Comunque per oggi lo teniamo in squadra, questo qua nel caso possa servire. E niente, devo un po' ritrovare la voglia di giocare a Snakewood, tranquilli, prima o poi ritorna. E non ho perso nessun dato di salvataggio, quindi devo solo riregistrare una parte e soffrire, però prima o poi lo farò. E niente, per ora uscirà con più frequenza questa serie qua. Il tizio finalmente ci fa passare, qualcuno mi deve spiegare perché entrando da qua... Ok, prima mi ero tipo ritrovato in un punto sbagliato. Cane di merda. Ecco, qua così va bene, ok. Noi entriamo facendo il moonwalk. Saliamo un attimo. E c'è questa qua. Ah. Le ceneri dei miei Pokémon. Ah. C-
Cioè, nella Genesis Cave è tipo il cimitero di questa regione? Cioè, a quanto ho capito è così, perché questa qua, ragazzi, era la stessa che c'era sotto, cioè nel percorso sotto Lavandonia, che diceva appunto che le ceneri dei suoi Pokémon riposavano a Lavandonia. E questa qua è detto nella Genesis Cave, quindi praticamente sembra essere una sorta di cimitero. Comunque, squirano uno strumento che è una chest berry e siamo nell'Eden Path per andare a Thamestown. Eden Path, che tipo è quello di Adamo ed Eva? Ah, quello è Brandon. Ok, qua c'è Pikachu che non metterò in squadra mai. Fatemi vedere se trovo qualche bel Fakemon. Ecco, magari Tangela fosse un Fakemon. Tyrog, ma niente da fare. Ok, per ora non trovo Fakemon, quindi direi di proseguire. Parliamo un attimo a questo. Che cosa vuoi? Niente, non so se... è quello che penso che sia? Ma questo qua non è Fuji, raga? Sì, esatto, è lui. Creepy, se non ricordo male, è vero? Fantastico. Vuoi sapere... cos'è sta roba? È un'ala d'argento per ottenere Lugia. E infatti, ragazzi, a quanto avevo capito, il leggendario di questo gioco... cioè, c'è anche Lugia in questo gioco. Non so se è il leggendario ufficiale, però c'è. Sembra molto fresca, tipo. Lugia deve essere stato qua molto... cioè, recentemente. Conosci la leggenda di Lugia, no? No, sì, figa, la sappiamo la leggenda di Lugia, raga. La sappiamo. Vai, ok, perfetto. È quello che... sì, ok. E adesso però che c'ho la Silver Wing, mi caghi, maledetto stronzo. Allora, Namel, Razorleaf. No, minchia, non missare anche adesso, madonna. Non sapete quante volte ho missato nella palestra di prima. Ice Punch, giù, perfetto. Marshtamp, minchia. A casa diretto, minchia, ti sparo un Razorleaf, cavolo, muori 10 volte. Ok, perfetto. Ha fatto il verso di Lugia, non me lo sono immaginato, spero. Spero che l'abbiate sentito. Comunque direi di proseguire qua. Ah, ok, perfetto, questa roba qua non serve assolutamente a niente. Bullo, vieni qua, Raticate, perfetto, ti ammazzo anche questo, via. No, ho detto via, perfetto. Scossa, Zubat, minchia, fortissimo. A casa pure questo, vincerei sicuramente. Buram. Ah, l'aborto, via. Perfetto. Cazzo, vincerai la Lega con qualcosa, vai tra. Allora, mettiamo avanti Sting. Per ora, raga, il Pokémon lì non lo alleno. Aspetto di vedere le vostre risposte alla domanda. Mi raccomando, non fate cagate. Scegliete quello che dovete scegliere. E niente, proseguiamo. Questo coso qua cosa mi dice? Che cosa mi rappresenta? Join the Vultan Pokémon Fan Club. Dove ci uniamo per discutere sui nostri Pokémon preferiti. Ma non me ne frega assolutamente niente dei vostri Pokémon preferiti. Sneasel, interessante, sai, in Albima a casa, via. Livello 28 per Sting. No, vabbè, no, vabbè. Cioè, pure Poison Fang, io ti levo Hidden Power. Ma tu stai diventando troppo forte, figliolo. Sei una cosa devastante. Io con questo Pokémon qua vinco la Lega, ve lo dico. Ok, questa qua aveva 3 Sneasel. Cioè, seria. Allora, ok, qua ho fatto una cagata. Mi sa che stiamo arrivando alla città. Sei un allenatore di Pokémon, vero? Grazie a Dio, sono appena riuscito a scappare da Thamestown. Cazzo, il Team Rocket l'ha invaso ed è... ok, sono tutti stati presi come ostaggi nel negozio di bici, oddio. Calma, ok, c'è tipo il Team Rocket e va bene, ci siamo. Vediamo se questi qua sanno qualcosa. No, ok, questo qua parla di Bill, quindi mi sa che il dialogo qua non è stato modificato. Del resto è una beta, quindi mi sembra anche giusto. Mi sa che non mi fate entrare, infatti. Questo qua cos'è? Thamestown Bike Shop. Ok, questo qua è il negozio di bici. Voi stiate tranquilli qua dentro, mi prendo un po' di super pozioni io nel frattempo. E quasi quasi... ma mi piglio un escape proprio nel caso ci fosse qualcosa, qualche rifugio strano. Questo coso qua cos'è? Thamestown Prehistoric Pokémon Research Center. Cioè, center, minchia. L'inglese proprio. Ah, ok, tu mi sfidi, Hitmonchan. Ok, calma, Poison Fang, proviamola. Minchia. Come pozione? Da quando voi reclute avete le pozioni? Minchia, ancora sta papera. Cioè, non è orribile, però è abbastanza mainstream come cosa. Cioè, una paperella per la doccia, non lo so. Ok, perfetto, se n'è andato, quindi immagino di poter entrare lì dentro. Curiamoci da Pokémon. Te, hai qualcosa di utile? Faresti meglio ad andartene da Thamestown, da dove sei venuto. Va bene, ok, tranquilla, non me ne voglio andare.
con la musichetta felice. Cosa sei? Tu, giovane ragazzino, sono mica Vladimir proprio, cioè Putin. Infatti, sono una recluta russa del Team Rocket. Ah, ok, sono bravo a combattere, ma in inglese non molto. Affrontami in battaglia. Penso che sia grammaticalmente scorretto in inglese quello che ha detto, però, insomma, ti mostrerò la mia bravura, voleva dire il buon uomo qua. Eliminato Vladimir, I need more train, I beat you soon. Sì, infatti, utilizza solo presenti, fa delle frasi molto basic, diciamo. Come? Giovane allenatore, aiutaci, elimina queste reclute. Certo che lo farò, caro mio. Sono qui apposta per te. Ole, vieni qua, Grimer. Thunder Punch, non fare mosse. Ecco, io lo sapevo. Ma ci credete che ci avevo già pensato? Ero lì che dicevo, adesso succede. E ovviamente. Vai giù, sì, perfetto. Erba aiuto mi entra in aiuto. Che è bruttissimo da dire, però è effettivamente vero, severo, ma giusto. Datemi una full heal, perfetto, proseguiamo. Quante diamine siete? Oh, ma starmichia Lord Helix così a muzzo? Qua ci fa Constrict, che in italiano è tipo limitazione. Basta, madonna, siete troppi. Magby, Thunder Punch. Minimizzato. Figa, adesso comincia. Come fai ad avere sludge tu? Dai, su, fai il serio, muori. Razor Leaf, mica Tackle, mi uccidi con Tackle, cazzo. E c'è già Lance che, figa, sta abbandonando la Lega perché dice che sei troppo forte, mica Tackle. Tu? Aiutaci. Vabbè, insomma, dite sempre le stesse cose. Proviamo a entrare qua. E la madonna, quanta gente c'è. Daglag, no, ma vai via per piacere, ti prego. Cioè, sei inguardato. Ditto, minchia, pericolosissimo. Ole, giù. Parliamo un po' a sti qua. Aiutaci, va bene. Stranamente mi chiedete di aiutare. Tu per caso mi chiederai sì, infatti stai, c'hai paura. Ok, basta, raga, non parlo più a nessuno perché... Ah, ok, boh, questo qua non mi affrontava, si stava rilassando. Però non ti rilassi, muori. Adempi al tuo dovere di recluta e affrontami. E perdi soprattutto, che è la cosa più fondamentale. Voltaicle. No, Scary Face, vai tranqui. Come fai a aver recuperato tutti... Vabbè, non facciamoci domande. Minchia Drowsy, Signal Beam a casa diretto. Perfetto, eliminata questa recluta. Mi sa che dovremo buttare giù tutto. No, figa. Ho usato il repellente per sbaglio. Vabbè, dai. Sì, si impara anche dagli errori. Già, sì. Ok. Tu. Ok, quel ragazzo lì nell'angolo era un mio migliore amico, adesso è il traditore. Sono il traditore che ha permesso a Team Rocket di entrare. Vuoi affrontare il boss, vero? Battimi e ti dirò quale di questi qui membri è. Oddio, questo qua è tipo... questo qua era quello che rivitalizzava i fossili e praticamente... Cioè, nei giochi Rosso Fuoco e Verde Foglia. E adesso pare che abbia tradito tutti. E minchia. Flareon. Ok, perfetto. Finché fai Tail Whip, zio, vai tra che non vincerai mai. Minchia, Poison Fang a casa. No, cazzo, Retto Stomp. Saper... Perché c'ho... Sono fissatissimo con questa Super Potion, che la chiamo Saper Potion, non so perché. Troppe lingue, mi confondo. Ah, ok, perfetto. Nella stanza qua di fianco. Ah, ok. E quindi il vero leader è lui. Ok, ma gli altri cosa sono? Ah, ok, gli altri non mi sfidano, quindi posso tranquillamente andare diretto da quello vero. Sono io il boss? Forse. Ah, no, allora mi sa che è lui. Sai chi sono io? Marco mi ha tradito ancora. No, cosa vuol dire? Non lo so. Ti sconfiggerò. Ok, parte la sfida con Rocket. Non il rivale, ma cioè Luke proprio. Boss Garrid. No, perché Garrid? Che brutta cosa. Aerodactyl. Ok, Voltaicle, vai giù. Non me l'aspettavo Aerodactyl, effettivamente. Minchia, retto. Questo qua mi apre. Infatti. Ok. Proviamo a curarci anche noi, raga. Max Potion. Intanto lui si curerà sicuro. Perfetto. Ma davvero non me l'aspettavo. Wing Attack, adesso in teoria non ti curi un'altra volta. Poison Fang e giù. Skermory. Ok, per non rischiare di farci ancora male, direi di mandare Dargos e di fare un Thunder Punch. Lui farà peck. Minchia, finché fai peck, anche tu. Madonna, ci avete... Crowdont. Livello 28, ma è eccitatissimo. Knock off, ok. Ok,
Bene, ecco, ci siamo chiariti. Sconfitto. Bene, mi hai sconfitto e hai sconfitto anche il mio team. Dobbiamo imparare dai nostri errori e avere degli standard più alti. La prossima volta che ti incontrerò non te ne andrai illeso. Team Rocket. Oh. Oh. Cioè, avete capito, raga? Oh. Cioè, oh. 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 Ehi, hey, creepy. Che cazzo. Vero che mi darai qualcosa di utilissimo, ovviamente. The Hold Hammer. Che dovrò portare, immagino, da questo tizio qua, vero? Eh? Ah, ok, devo portarla a Rhine Village, che non so dove sia. Se anche solo avessi una mappa, tra l'altro, guardatevi, cuccatevi sta medaglia proprio. Cioè, aspettate, ma questa qua era la medaglia, la quarta medaglia, non la, la terza. Sono abbastanza sicuro. Sono abbastanza sicuro che fosse la quarta e non la terza. Comunque, ok, qua quasi disattiva il repellente che avevamo attivato per sbaglio. Fatemi entrare un attimo qua, fatemi vedere la mappa. Perché, ok, nella prossima città praticamente devo portarla. Ok, ok, buono sapersi. Proviamo a entrare un attimo nel negozio di bici, perché immagino che mi diano le bici. Mi darete le bici? Non mi date le bici, fate schifo al cazzo proprio. Vediamo tu cosa... Ah, ok, ti hanno scavallato fossa qua. Team Rocket sta provando a scavare qualcosa. Sì, stanno scavando nel cazzo che mi frega. Steelway, percorso di ferro. Va bene. Cioè, è fatto d'erba, ma aspettavo un percorso seriamente di ferro. Grazie a Dio, un allenatore. Ho perso i miei occhiali, mi puoi aiutare a trovarli? Sì, e invece noi ce ne andremo, perché siamo a cab. No, soprattutto perché non abbiamo il detector. Non ho voglia, bellissimo. Bellissimo sto sprite di Gligar. Stupendo. Vediamo se troviamo altri Fakemon. Ci sta un sacco lo sprite di Gligar. Sinceramente non è un Pokémon che mi piace tantissimo Gligar. Adoro Gliscor, ma Gligar mi fa abbastanza ca. Però il suo sprite qua rende tantissimo, lo ammetto. Proseguiamo ancora per un attimo. Al primo bosco, grotta che sia, ci fermeremo. Tra l'altro mi sembra di non aver visto niente effettivamente sulla mappa, perché io mi dimentico che sono segnati. Quindi affrontiamo questa allenatrice, direi, e poi stoppiamo la parte. Quindi, signori miei, su queste scale... Stai scherzando? Ghio Ghio, cosa sei? Oddio! Forza voi due, reclute! Non possiamo permettere che questo Lugia scappi. Quello che il boss vuole lo ottiene. Minchia, la mafia proprio. Forza ragazzi, l'abbiamo circondato. Facciamolo entrare in questa Pokéball. Se, ciao, buonanotte, non lo prenderai mai. Dai, ma io ci metto 6 giorni a catturarlo con una Pokéball. Voi 3 secondi, ma fate schifo. Vabbè, comunque, signori miei, dato che siamo già a 18 minuti, direi che questo episodio può concludersi con questa chicca finale, con questo piccolo spoiler. Io spero che vi sia piaciuto e se è così vi invito, come al solito, a lasciare un like, a commentare, a iscrivervi al canale, rispondete alla domanda del giorno che trovate, come al solito, nella sidebar, e passate dai social che invece saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!